per tempo. Chi fa consulenze, queste cose, gli potrebbe dare. Detto allora. Capito come funziona la vita qui? C'è un venerdì di morte. Mio figlio ci va quasi in sé. È una idea questa che praticamente è di... C'è un altro mese che è in Qui è il campanaro, una ditta che ha 50 anni di attività nel nostro territorio, che nasce a Fermo, De Santis, che hanno accettato il mio invito di portare questo camion con le campane, con tutte le varie tonalità. E poco fa stavo pensando proprio che per un bambino è una gioia immensa, perché anche se oggi un bambino dovesse fare il chierichetto non ha più la possibilità di suonarle fisicamente, perché le campane mi sembra dappertutto sono oramai digitali, invece qui ancora con una vecchia corda riescono a sbizzarrirsi e a sentire questi suoni. Questa delle campane è una delle cose che ospitiamo all'interno di Fermo Attivo di questa 8ª edizione. Proprio in questo momento, per esempio, in Piazzale Assolino c'è un artista di strada che farà la sua performance musicale dal pomeriggio fino a notte, e queste iniziative l'abbiamo chiamata Tramonti Musica, Tramonti e Mare, che giocando un po' sulle parole, la città di Fermo che è Tramonti, tra i monti e il mare, è quest'ora che comincia a essere l'orario del tramonto. E questa performance musicale con artisti diversi saranno per tutti i tre giorni, oggi venerdì, domani sabato e domenica. Domenica addirittura ospitiamo una scuola di musica, si chiama per piano solo, dove saranno i docenti e gli alunni che faranno delle performance sia sulla piazza al pomeriggio che dopo cena in Piazza Razzolino. Comunque la caratteristica di Fermo Attivo nasce già da 8 anni con la grande collaborazione di pittori e fotografi, come in questo momento siamo davanti al Palazzo dei Priori, dove ci sono due scuole di acquerello con le loro allieve che in questi giorni tra l'altro faranno vedere anche le varie tecniche di lavorazione. Altri luoghi dove i pittori e i fotografi allestiscono sono il Palazzo Azzolino con una bella grande mostra fotografica del Fotocine Club di Fermo, l'Androne e il cortile di Palazzo Orioni Falcone sempre al Corso Cefalonia. Un altro spazio pure particolare è l'antica chiesa di San Martino prima dell'ingresso dell'Arcivescovato, dove anche lì ci sono dei pittori che espongono sia nell'Androne che nel bellissimo giardino pensile. Quest'anno, oltre all'apertura di diversi siti storici, abbiamo un percorso lungo la città caratteristico, perché come l'anno scorso Fermo Attivo si svolgerà in un orario particolare che è proprio da adesso, tardo pomeriggio fino alle 23, dunque di notte sarà possibile percorrere questo itinerario partendo proprio dalla parte sinistra del Palazzo dei Priori, entrando dentro al vicolo, alla via del comune, dove come primo sito che andiamo a trovare sono proprio dei resti dell'antica cinta muraria che si trova proprio dietro al Palazzo dei Priori, adiacente al retro della corte dell'Arcivescovato. E questo è un sito che sì, conosciuto per chi ha scritto sulla nostra città, ma i visitatori finora non erano riusciti a visitarlo, e questo non possono fare. Percorrendo poi questa via, la via del comune, ci addentriamo nella via sottostante, via Catalani,
e poi scendere verso uno spiazzo chiamato lo spiazzo proprio dai fermani, con un antico torrione che noi fermani lo conosciamo da sempre proprio come l'Utorrio, che potrebbe essere uguale a tanti altri, ma quello è l'Utorrio. Siamo proprio nella cinta muraria sotto in via Sant'Anna, via delle Mura, e dunque largo Benzoni, e ci addentriamo in via Lucio Tarunzio, e lungo questo percorso troviamo tante informazioni leggere, semplici, veloci da leggere, che ci raccontano un po' la storia, l'antica storia della nostra città o qualche curiosità. Poi arriviamo fino a San Francesco, risaliamo per via Mameli, entriamo in alcuni vicoli molto particolari per trovarci poi sotto al grande monastero delle Clarisse Cappuccine, suore di clausura, che per l'ennesimo anno ci hanno concesso l'apertura della chiesa di San Girolamo. Dunque si può fare la visita proprio all'interno della chiesa dalle 18 alle 23, e per chi è fortunato anche ad assistere ai loro canti nei momenti di preghiera molto belli e suggestivi. La chiesa ha una grande cancellata che divide i fedeli dalle suore, e all'interno di questa cancellata si può vedere un antico Cristo ligneo del Cinquecento, che ha tutta una sua storia, perché fu donato proprio per alla città di Fermo come augurio, che ogni anno a settembre viene portato nella parte più alta del monastero, e questo Cristo viene girato verso ogni punto cardinale proprio per benedire la città intera. Da lì si prosegue verso la piazza passando via degli Aceti, dove abbiamo le antiche cisterne romane, e si risale verso piazza. Questo percorso dunque serale penso sia una nuova opportunità per conoscere e visitare Fermo by night. Thank you.